Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Immortal Phoenix Rising. Bene, mi sono messo qua perché volevo andare da questo Tartaro, ma ho cercato un po' in giro, ho trovato un'altra cripta, insomma un altro tesoro, volevo andare a prendere un attico prima di andare alla famosa Tartaro per cercare di potenziarci. Adesso vediamo, faccio prima il tesoro perché magari ci abbiamo un po' di fortuna. Dubito, però magari abbiamo un po' di fortuna, diciamo, a potenziarci direttamente con quella e siamo tutti a cavallo. Speriamo, io ci spero sempre. Andiamo. Già che sono 200 metri, andiamo con Silver, vai. Ovviamente non salta, quindi mi ha fatto per niente. Ok, 100 metri, 180, dai che ci siamo quasi. Adesso abbiamo un sacco di roba per correre. Ok. Uno in più. 120. Perfetto. Avere una in più comunque vuol dire, ci stanchiamo ovviamente, però guardate quante ne abbiamo. Ok, dov'è che l'ho perso? Di qua? Dobbiamo scendere ovviamente, ma non è un problema. Mamma mia quante. C'è una picchiata da panico, si è fatta. Dov'è? Qua? 77, secondo me è tipo qua, esatto. Ok, c'era qualcosa qui in basso, non so cosa si sia, ma è interessante tutto questo. Cosa ho visto? Cioè, allora, prima di tutto dobbiamo ammattare queste qui. Ah, la miserica, è stata forte, eh. Ok, vai vai, muoviti. Noi diamo la l'ansia, che comunque non è potenziata da un bel po', però se questa la potenziassimo sarebbe una gran bella ansia. C'è un'altra? No. Diventerebbe veramente potente, solo che insomma, non ho mai potenziamenti. Ok. Che ci sia qualcosa qua sotto? Vediamo un po'. Sembrerebbe per il momento di no, però io ci voglio guardare lo stesso perché qui non si sa mai con queste cose. Sembrerebbe di no, che non ci sia niente. Però non ne sono sicurissimo. Allora, saliamo intanto. Saliamo, grazie. Saliamo. Vediamo che qua, perché ne ho usati un sacco. E devo ancora trovare come poter accedere a questo casino. Perfetto. Ciucciata da panico. E vediamo come fare, perché non so neanche dov'è l'entrata. Questo è bello. Vedete che lì c'è qualcosa. Vediamo cosa c'è. Ecco, l'entrata è questa. Devo soltanto capire come entrarci. Come far scattare le cosa, perché non so neanche cosa. E questo è bello. Non so se c'è una leva, se c'è un qualcosa da premere. Non so un cazzo di niente. Esci, grazie. Esci. Santa miseria. È sempre dura. Ok. Vabbè. È veramente dura sott'acqua, eh? Non è proprio il massimo. Aspettate, va, che questa sia mezza sfaganata. Cosa potremmo fare per risolvere questo problema? Sott'acqua. Secondo me, per me è più sott'acqua, però non lo so. Sinceramente non so cosa dirvi. C'è una cosa, è per quello che mi perprime molto, perché c'è questa. Di solito quando c'è questa vuol dire che dobbiamo usarla, e quindi guardiamoci bene intorno, magari mi confondo con qualcosa che c'è ed è da attivare, però non vedo niente. Sarà un bel casino. Io adesso vado a fare un giretto e cerco di capire, e ci vediamo fra poco. Beh, sembrerebbe che ho già capito, dovrebbe essere questa. Non ne sono sicuro, però ci voglio provare. Anche perché è un bel giretto, eh. È un bel giretto. Ok. E mi sono già perso. Allora, è qui di sotto. È qui di sotto. Ma io, chi mi impedisce a me di farlo con quello? Cioè, perché non lo posso fare con questo? Domanda. Eccoci qua.
e lì attivo. Però secondo me non è così facile. Ci sarà qualcos'altro da fare, no? Ci saranno delle altre da accendere, o semplicemente non serviva un cazzo accendere, non lo so. Però ho visto un'altra cosa molto interessante, che adesso voglio andarci, è perché le vedo mano a mano le cose. Eccoci qua. Esatto. Quindi facciamo così e proviamo di nuovo. Vai. Devo vedere ancora come aumenta la velocità. Opla. E sembrerebbe che qualcosa sia successo. Ah, ok, è andata bene. Beh, non è stato difficilissimo. Più che altro che non si vede un cazzo. Ok. Vediamo un po' come... Oh, interessante. Come aprire? Vabbè. Nuovo aspetto. Non mi hai dato quello che volevo, però. Che peccato. Mi spiace tanto. Perché qui c'è qualcosa, no, eh? Peccato. Ci speravo, se devo essere sincero. Oh, vai giù. Ci speravo. Ma c'è tanta bella roba qui. Una succhiata da panico si è fatta. Questo grazie. Ok, andiamo via. E siamo a postolo. Perfetto. Andiamo a fare il tartaro perché non c'è altra soluzione, purtroppo. Ok. Qui mi cali. No, dovresti essere a posto. Allora, vediamo un po'. Il tartaro c'è uno qua, però non so se possiamo farlo, adesso ci provolo e vediamo come va, perché alcuni non potevo accedervi, però la dea, adesso mi viene il nome, come si chiama, ci ha detto che dobbiamo andare in alcune di questi tartari per prendere una determinata cosa, quindi può darsi che lei ci abbia dato la possibilità di accedervi adesso, quindi ci vuole guardare. Andiamo su, più su che possiamo, facciamo una bella volata. Adesso abbiamo una linea in più, è tutta un'altra cosa. Abbiamo anche più vita. Dai, su, su, forse ce la fai. Ce la fai però. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Di qua. Di qua. Quindi salirei di qua, che faccio prima. Non posso queste zone così impervie, il cavallo è fatica usarlo. Qua ci voglio provare. Ok. È più il tempo che perdo che altro usando il cavallo. Vabbè, andiamo di qua. Siamo a due passi. Oh, dove vai? Scompare. Eccoci qua, siamo arrivati. Cosa... interessante. Grazie. E speriamo che questo tartaro ci dia la possibilità di potenziarci un pochino, così almeno vado potenziare la spada. Bene. E siamo a posto. Beh, questa è più facile di quella che abbiamo fatto prima. Quindi, sì. Andiamo. Chissà quanti segreti nasconde questo luogo. E qui ci sarà da combattere, ovviamente. La classica arena. E ci sarà il classico spigno. Va bene. Andiamo pure. Non mi spavento. Ah, ops. Scusate, ho fatto la cacata. Lo schigno là, perfetto. Io devo ammazzare il dinosauro. È anche blu, quindi è anche terribile. Ovviamente lui mi ha visto subito. Figuriamoci, non ti preoccupare. Si riempie a te. Ci ho provato a aiutarlo, ma certo che ci fa tanto, tanto male. Ti fa tanto tanto male. Una bella potenziata ci stava bene proprio. Se la prossima potenziata questo qui lo baghettiamo, Benissimo. E per prendere lo scrigno segreto dovremo affrontare qualcuno di più pesante di lui. Viene da ridere. Ok. Perfetto. Salve, lei è? Oh, almeno così gli abbiamo tolto un bel po'. Benissimo. Perfetto. Vai la grande, così lui si gestisce molto meglio il mio cavolo. Come non detto. Ma io l'avevo schivato. Ok.
Perfetto. Dai, dammelo. Perfetto. Sì, sì, stendi. Ho finito un pulsante per un altro. Porca miseria. Oh, salve. Andiamo. Si è preso una volta. Ok. Facciamo così, tanti sono tutti. Ti ho sfragranato di botte, adesso le prendi tutte. Ok. Piano, calma. Accidenti. Aspetta, aspetta. Sì, ma io quando schivo che cazzo fa? Non lo so, chiedo, eh. No, perché insomma. Ok, vai, vai. Le botte le prendi, quelle tante. È che è a tanta tanta energia. Ok, dai, vieni qua. 50 schivate, non è servito un cazzo. Olè. Mamma mia, ma è tremenda. È tremenda. Ah, lì, facciamo qui, facciamo così. Ma no, lui. Lei. Eccola qui. Io adesso vado come posso, perché insomma non faccio del male nessuno io. Eccoci qua. Oh, salve, lei è molto carino, sa? Sì, molto carino, proprio simpatico. Qui ci sarà da divertirsi parecchio, Ok, vai. E te che sono due, cioè. Ma quanti cazzo? Cioè, questa arena è veramente terrificante. Quasi da boss, perché sono troppi. Con un'arma così debole non riusciamo ad andare da nessuna parte. Questa era da fare quando eravamo potenziati, perché così è veramente troppo. Ok, se l'arma è migliore lui non prende neanche. Ok, no, vieni qua. Ok, uno è andato. Ok, da tu rimani stordito per un po'. L'attacco da dietro dovrebbe dare di più, però, Dai, vieni qua. Mamma mia, avessi preso mezza volta. Dai, su. Che cazzo. Fatica. Fatto un braccio, grosso come una casa. Perfetto. E non è neanche finita, perché devo fare, per prendere lo scrigno, devo farne un'altra. Il combattimento, che sarà ancora più duro. Cazzo, però. Cioè, ma voi mi volete male, però, Non si fa così. C'è il viola addirittura adesso. Come cazzo lo batto il viola? E questo è leggendario? Questo se non ho potenziamento ci metto solo 30 anni e basta. Perché il viola è troppo. O cerco di farlo cadere con una curvata, però secondo me è un po' troppo eccessivo. E non cadono. Mi sa che qui sarà il più debole lui, comunque. Se riesco a far fuori loro. Aia. Queste non sono neanche attive, porca miseria. Sono attive solo queste. Beh, fate qualcosa però. Oddio. Non sarà facile per un cazzo. Dai, forza. Lui. Certo che gli schivate ne ho fatti un sacco e ne ho già fatto mezza. Vedete conto di che botte da urbidorio mi stavo dando. Ok.
Allora, un salvavita ce l'ho. Però questi quanto gli faccio? Ok. Stai a fine mezz'ora? È che non mi stordisco neanche, devo dire che mi stordisco, cioè dovevi fare con questo non mi faccio un cazzo, non mi faccio un cazzo, sarà dura, mi sa che quelle pozioni le usiamo tutte, non basta neanche. Porca miseria, mi sto sfragando un dito. Il bot gli diamo tante, i danni gli facciamo, solo che non ce ne fanno più. Che uno è quasi. È quasi che sono quasi morto io qui. Miserica però. Vai. Vai. Opla, mi hai fatto un bel culo, Vai. Certo che se si scornassero tra di loro non sarebbe male, Non mi sento più il dito, veramente. Braccio, il dito, tutto fatto. Io si ho dato. Non è andato. Mamma mia, mai più una roba del genere, Dai, forza. Vai lì che. Cazzo, dai che stai un po' lì che. Che cazzo. Vai. Cavoli. Accidenti. Perfetto. Oddio santo, si è dato. Ce l'abbiamo fatta, possiamo andare a prendere il nostro dovuto. Cavolo, spero che sia una ricompensa valida, perché qualche miseria mi sono sfondato. Eccoci qua. Perfetto. Cosa mi dai? Cavolo, sì, basta solo. Ci manca solo che si. Oddio! Ce le ha date. E noi possiamo finalmente. Oh, possiamo potenziarle. Non ci posso credere. Oh cavoli, era ora. Peccato che non posso uscire, perché sennò mi tocca di ammazzarli, anche se sono più potenti, non mi sembra il caso. Quindi. E poi non so neanche se mi salva i progressi, quindi insomma, è meglio andare avanti. Che è meglio. Spero sia lui. Oh, ma abbiamo finito. Ma meno male che è stato solo questo combattimento, sennò io col cavolo che riuscivo ad andare avanti a farne altri. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non ci credo. È stata durissima. Oh. Bene, adesso sono contento. Sono cose che fanno piacere. Grande. E adesso ci andiamo a potenziare immediatamente, ma proprio di corsa. Fai vedere di sperare di fare molto di più. Perché insomma, questo si chiude. Sì, quindi l'abbiamo fatto al 100%. Andiamo subito, immediatamente. Allora, aspettate, prima, visto che sono qua, voglio approfittare, perché se c'è qualcosa, infatti, e qui sono punti molto particolari. Ok. Spigna, per carità, buono. Vedete quanta roba c'è, è quello che vi voglio dire. Perfetto. Ovviamente è pieno. E basta andare in un altro punto e troviamo un sacco rispetto. Cioè, non è detto che dobbiamo essere forse elevati a
A volte anche in posizioni basse riusciamo a trovare tanto. E questa è la cosa bella, perché anche in una posizione bassa come questa abbiamo trovato tanto. Qui c'è qualcos'altro. Ok, ecco qua. Perfetto. Oh, ma quanta roba c'è. Sì, probabilmente sarà quella nuova, ma che cazzo, dammela. Ma preferisco prenderla adesso, tanto comunque dobbiamo farla. Perfetto. Oh, ma quanto, vedete, è pieno. Nonostante qui avessimo già trovato tanto, perché a volte basta, a volte la distanza, a volte può essere il rilievo, può essere tante cose. Qui mi sembra di aver trovato qualcos'altro, quindi si consiglia di farlo più spesso possibile questo via vai. Perfetto, vediamo se c'è qualcosa effettivamente di qui vicino. A parte il tartaro non vedo niente, quindi tutta roba nuova, va bene, l'importante è che l'abbiamo trovata. Adesso vado a potenziarmi di corsa, così vediamo quanto facciamo in più, e nel prossimo video facciamo un altro tartaro, sperando che c'è da combattere, così almeno vediamo la differenza, perché mi interessa parecchio. Più potenti è sempre meglio. Spada, sei spadina. Più bella che mai, Afrodite. Sì, immagino. Eccoci qua, 440 da 80 a 100, da 84 a 134 è tanto, ragazzi. Cos'è che mi manca? Porca miseria, mi mancano 2000 di quelli. Ah, adesso camera li vado a fare, perché non è possibile. Wow. Ah, queste sono le varie cose. Queste me le devo un attimo studiare. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do un saluto e ciao ciao.